Ciao a tutti, questo è Linuxcast numero 25 ed è dedicato a come fare screencast su Linux. Ci sono diversi tool che permettono di registrare i video dello schermo, forse il più utilizzato è GTK Record My Desktop con quest'icona. Il problema è che spesso la qualità del file prodotto non è molto alta, quindi il mio consiglio è quello di utilizzare FFmpeg con diversi parametri che poi andremo a vedere. I tool più interessanti per fare uno screencast sono GVCView, che è appunto una camera minimale che vi permette di farvi vedere. Un altro tool è ScreenKey, che lo vediamo subito. Permette di far vedere sullo schermo i tasti che andiamo a premere. Per esempio, è utile se vogliamo mostrare appunto tipo Ctrl C, vedete qui sotto che appare in sovraimpressione il comando, oppure gli shortcut per muoversi da un desktop all'altro. Per quanto riguarda le ottimizzazioni, ci sono diverse modalità di utilizzare FFmpeg, potete regolare i frame per secondo, la risoluzione in base al vostro schermo e diversi tipi di codec come quello audio e quello video. Se avete un computer che non è molto potente, vi consiglio di utilizzare MPEG-2, perché fa dei file più grossi, però affatica meno il processore e quindi c'è meno il rischio che i video vadano a scatti. Altrimenti, se non avete questo problema, utilizzate tranquillamente MPEG 4, che vi darà come output un file meno pesante. Una volta registrato questo file, normalmente non vi conviene metterlo così su YouTube, perché nel caso in cui non fosse in 16 noni rischiate di non vederlo in alta definizione. Per convertire questo file in un file, diciamo, HD, vi conviene aprirlo e metterlo in KDE Live o comunque un altro video editor per Linux e esportarlo con una regola che vi permette successivamente di fare il crop, quindi di togliere la parte in abbondanza. Qui, se vedete queste regole, questo file ho forzato da 1024 x 600, che è la risoluzione nativa, a 1280 x 750, questo è in automatico perché mantiene le proporzioni. Una volta esportato il file in questo modo, potete utilizzare tipo Handbrake, che è disponibile per diverse piattaforme, e togliere i pixel necessari per farlo diventare 1280 x 720. Qui ci sono alcuni esempi, quindi il risultato finale dovrebbe essere 1280 x 720 nel mio caso. E il fatto di ricodificarlo una successiva volta vi permette di diminuire molto la dimensione. Potete selezionare qui dei codec anche high profile. In questo modo perderete meno tempo per fare l'upload su YouTube. Ho detto tutto, vi saluto, alla prossima. Ciao.